Poeti, 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 uscite dai vostri studi, aprite le vostre finestre, aprite le vostre porte, siete stati ritirati troppo a lungo nei vostri mondi chiusi, scendete, scendete dalle vostre Russian Hills, dalle vostre Telegraph Hills, dalle vostre Beacon Hills, dalle vostre Chapel Hills. San Francisco sta bruciando, la mosca di Majakowski sta bruciando e le nuvole hanno i calzoni. Abbiamo visto le miglioramenti della nostra generazione distrutte dalla noia ai readings di poesia. Tutti voi visionari da camera da letto e agitprop da gabinetto, tutti voi poeti alla Groucho marxista e compagni di ozio di classe che restano inattivi tutto il giorno e che parlano del lavoro di classe e del proletariato, tutti voi anarchici cattolici della poesia, tutti voi babysitter della poesia, tutti voi fratelli zen della poesia, poeti! Scendete nelle strade del mondo ancora una volta. Non aspettate la rivoluzione, o succederà senza di voi. Non dobbiamo perdere la rivoluzione, Cosimo Cinieri lo sa, che non bisogna mai delegarla agli altri, no? Come magari l'Italia, gli italiani, diciamo la verità, preferirebbero fare. Nuova puntata di Poeti e Poesia, buonasera, con dei ritorni, abbiamo alla mia destra Marco Ferri, alias Morri, tout court, e poi degli ospiti, delle gentili ospiti nuove. Abbiamo alla mia destra Sara San Martino, che è attrice, dice, io sono soprattutto attrice, però è anche autrice, insomma, voglio dire, sì. Ha dei bei testi, un bel percorso, perché è già stata a Parigi, è tornata, va, torna, Come diceva il personaggio indimenticabile di Moretti, vado, vedo gente, faccio cose. Sì, sì. Allora, no, bello. Era comunque un complimento, era un amabile complimento, non era una butade così da bella serata. Alla mia sinistra Roberta Barone, che ci ha portato un libro abbastanza intrigante, devo dire, Anima in doppio petto, e delle cose nuove che sta adesso facendo uscire anche per pagine, insomma, ci sarà tempo. E poi c'è questa sorpresa della serata, che è la Roberta Barone. No, Laura. Scusa, chiedo bene, che è la Laura Masini, ma io sono artista, è artista dei suoi oggetti, dei suoi monili, quindi certo. È in qualche modo anche, come si dice, scultrice e cesellatrice dei suoi gioielli, no? Insomma, sì. Ecco, le mie opere d'arte. Cioè, sì. E quindi e non so se il nostro amico regista Salvatore può intanto avvicinare e diamo così, insomma, un collier, diciamo, sì. Così, il bracciale, sì. E quant'altro, tutto su questi toni dei rossi, dei lilla, sì, più sono o meno delle sedie particolari magenta. Che vengono dal Giappone, così intarsi in stoffa, sì. Sono delle sedie bagnate in varie tinte a mano dai giapponesi. Fallo vedere. Sì, praticamente vengono intinte in varie tonalità, etichettate, sì. E colorate a mano. Anche i bracciali, sì. Vedi, insomma, quant'altro. E questi intarsi in seta, praticamente ogni pezzo ha un colore diverso, con delle sfumature diverse. Una cosa... E poi ci sono degli intarsi invece, queste piattine, che vengono dall'Europa dell'Est, venivano effettuate delle intarsi per gli zar. Accidenti. E poi praticamente vengono impatriate in Italia e hanno fatto anche qualche firme come il Gattopardo, sì, e ci facevano delle lavorazioni per i vestiti. Accidenti. E adesso invece vengono utilizzate per intarsiare i gioielli a mano. Quindi vedi, c'è una multietnicità, sì. Anche per paradosso, anche nei materiali, nel gioco degli intarsi, sì, certo. E porti con te un intero mercato comune, insomma, è un'intera un'Europa allargata, sì, diciamo così. Questo è molto bello, no? Certo. Quando invece l'Europa deve essere o soltanto economicistica o i rischi di guerra, meno male che si possono importare intarsi, bellezze, certo. Colori, coloriture, sì. Molto bello. Che cosa che ci piace, ecco, ripeto, Laura Masini, e che mi dice, ma no, sai, io però poi per molti anni ho fatto, ma va bene quello che hai fatto, non importa, l'importante è che tu oggi sei qui, sì. Con questa tua artisticità, no? Certo. Tra artigianato e arte, che è il confine più bello. E poi non crede che sia poi molto così diverso dal gioco antico e sempre nuovo,
cara Sara, di intarsiare parole, certo, o gesti, o l'addizione di queste significazioni, perché poi è la stessa cosa. Tant'è vero che volevo chiedere a Marco subito, sì, così dicevo, di leggermi una poesia delle sue, del primo periodo, visto che adesso immaginiamo che stai al secondo, che è questa dei colori. Dei colori è molto bella, tra l'altro, ed è I colori del mio cuore. Quindi, ecco, la puoi leggere, sì, immaginando che sono anche questi colori, sono, come dire, dei sentimenti, degli stati d'animo, e sono anche i tuoi intarsi profondi. I colori del mio cuore: verde, occhi, prato, benessere interiore, speranza. Giallo è il bel colore del sole, allevia me nel cuore. Rosso, di un cappello, di un vestito, di un rossetto, bacio sulla guancia che resta nel cuore. Benissimo, e adesso volevo un attimo dilungarmi così, sia prima con Roberta e poi con Sara, su questa loro ars dictandi, che è risolta e molto ritmata. Entrambi avete poesie brevi, con questa voglia di cadenza, il verso va a capo presto, e però chiama il successivo in Jamban. Questa poesia che abbraccio la mente, proprio parli proprio di un ordine, delle tessere di un puzzle, di questo mistero, di questi umori, di questo sentire, udire. C'è un gioco di rime spesso baciate, e però in questo vorticoso e anche fragrante, vorrei dire, alleggerimento, ci sono anche, insomma, delle c'è una cognizione dell'esistere, anche a tratti anche malinconica, consapevole, che è anche molto moderna. Quindi, ecco, se volevi intanto leggermi, sì, Abbraccio la mente, allora, Roberta Barone. Grazie. Abbraccio la mente, la conduco per mano oltre quel rifugio vano, ed è fiore in essa ogni sillaba sommessa, rete di un composto, di un ordine disposto, tessere di un puzzle, incassano pensieri, riemerge quel tempo, denso di mistero, scevro d'umore vero, conio il mio sentire, rifiuto il tuo dire, limito il confine di uno spazio senza fine. Che è poi un gioco anche di... sono tutte equazioni dicotomiche, cioè concettuali, perché pensa, conio il mio sentire, che non è una cosa da poco, perché tu in quel momento stai riemergendo e reinventi non tanto quello che senti, ma come trasmetterlo. Rifiuto il tuo dire, che nel gioco dell'altro da te è come dire, tu non mi devi assoggettare alla tua volontà, alla tua... Bravo. Ai noi conosciamo la dialettica della coppia, insomma, per fortuna, insomma, sono delle dinamiche... No, alle volte si entra in a volte aguzze, però sì, comunque sono dinamiche sempre molto vitali, per fortuna, certo, no? Finché c'è un sano duello, una sana schermaglia, va bene. È grave quando o da una parte o dall'altra c'è la suefazione, c'è la dipendenza, dai, diciamo così. Bravo, perché sì, allora limito il confine di uno spazio senza fine. Quindi vedi il gioco simorico. Te lo crei un confine, lo limiti, però lo spazio non ha fine. Non ha fine. E questo è molto, sì, molto bello. Vabbè, adesso ci torniamo sopra. E grazie. Poi c'è la Sara. La Sara mi ha portato... Facciamola vedere, vabbè, insomma, queste sono l'antologia denominata Tracce di pagine, in cui devo dire già hanno esordito in molti, anche, no? Sì. Perché poi all'inizio si comincia così, con un esordio di un mannello di liriche, non è facile avere già un intero libro, un intero libro, certo, già, non è neanche giusto, perché poi il libro va selezionato, va scelto, insomma, quindi va bene così. Allora, sono poesie molto interessanti. Adesso piano piano cerchiamo poi di districarci. Io direi, cominciamo con questa Alice, che non in Wonderland, ma insomma, no. Che è, mi dicevi, è una nipote. È una nipotina, una dolce nipotina. Alice, la bimba d'oro è forte, galassie ridono dietro il suo naso birichino e profumo d'arance riempie le sue mani. Con un salto mi porge segreti futuri e quando ride l'infinito spazio è aperto davanti a me, fatto di sole.
È molto bella, molto bella. Proprio... E mi incuriosisce molto il fatto che tu... Parlaci un po' di questi viaggi recenti anche a Parigi, che è molto allora, difficile. Allora, non sono così recentissimi, nel senso che io ho fatto, diciamo, io ho avuto una formazione doppia, quella, diciamo, più intellettuale l'ho fatta qui in Italia, perché mi sono laureata in lettere. Sei laureata in lettere con... Con una tesi comunque sul lavoro dell'attore, diciamo che io la prima cosa che ho cominciato a fare nella vita, insomma, sì, è stato il teatro. Ho cominciato piccolissima, quindi ho preso questa laurea e poi ho fatto una seconda parte della formazione invece a Parigi. Francamente sono stata molto fortunata perché ho studiato nell'atelier di Brooke lì e ho vissuto a Parigi per circa 5 anni, ma sono rientrata già da un po'. Peter Brooke è importante, quindi parliamo, quando lui mi metteva in scena lo fece al Vascello, che c'era la mia amica Kusterman e il povero Nanni, che non c'è più, di cui sono stato amico, quando lui mi mise in scena pochi anni fa, neanche tanti, capito, gli ultimi Beckett, il finale di partita, era un qualcosa veramente di indimenticabile, però anche come soluzioni intanto di regia, ma anche scenica, anche scenografica, veramente strepitoso. No, ma è stata una grossissima esperienza. Poi però sono rientrata in Italia dopo un po' di anni, perché insomma c'erano anche cose di lavoro che mi chiamavano qui. Certo. Tu anche insegni. E poi ho cominciato a insegnare, ho insegnato nelle carceri, nelle scuole. È una cosa importante, lo ha fatto a Civitavecchia, lo ha fatto a Regina Celi, quindi insomma, siccome è un'esperienza che conduco anch'io insieme a Nina Maroccolo, so che sono luoghi difficili, c'è un grande entusiasmo, però sono delle prove anche per noi stessi, non è mai facile entrare e uscire da un luogo di pena, perché la pena c'è, trasuda, la senti, insomma, anche, e però è anche giusto in qualche modo alleviarla e prendere queste parole, questi silenzi che ancora non si nominano e non hanno il coraggio e aiutarli e dargli, dargli coraggio, perché devo dire che esprimersi è una proprio una cura particolare. Dunque io la cura dell'anima, io chiedo a Marco Morri chiedo di leggermi qualche altra cosa, magari anche ritornando su questo libro che ci è piaciuto, insomma, un libro abbastanza ben costruito, una raccolta intrigante. E visto che abbiamo bisogno anche di accordi, di significazioni in qualche modo che ci accomunino, questa del tempo mi era particolarmente cara. È una cosa un po' lunga, però va cadenzata, quindi in qualche modo, ecco, se ci parli di questo tempo che non perde un attimo, chi è il tempo? È diventato il protagonista di una poesia? O lo subiamo, o noi stessi... A volte lo subiamo, sì. Mia nonna diceva, chi ha tempo non aspetti tempo, perché erano i vecchi proverbi. Chi ha tempo non perda tempo. Ma è vero che il tempo non perde un attimo. E siamo noi che perdiamo tempo, forse. Il tempo non perde mai se stesso, a parte gli scherzi. Il tempo non perde un attimo. C'è chi spera ancora, sogna un mondo migliore, c'è chi piange, c'è chi vuole andare sulla luna. Chi ha tempo non perda tempo, il tempo non perde un attimo. C'è chi sfida la fortuna, chi brama il futuro, chi sogna la luna. Chi ha tempo non perda tempo, il tempo non perde un attimo. Tutto vola con un attimo, anche il tuo viso bello vola, vola lontano. Nella mente e nel cuore impresso rimane. Chi ha tempo non perda tempo, il tempo non perde un attimo. Da tempo che io ci spero, spero e giro, giro e spero. Il tempo nel palmo della mano va, ma il cuore girerà e mai si fermerà. Chi ha tempo non perda tempo, il tempo non perde un attimo. C'è chi col tempo peggiora e c'è chi invece migliora. È solo questione di tempo, basta un attimo. Chi ha tempo non perda tempo, il tempo non perde un attimo. È bastato un attimo, un batter di ciglia, ma ringrazio il tempo, quell'attimo. Chi ha tempo non perda tempo, il tempo non perde un attimo. Ci vuole solo tempo, chi ha tempo non perda tempo, e lontano nel tempo, io nel tempo attenderò. Bello, con questa antifona o quasi una rima che in qualche modo era ripetuta. Poi l'hai letta comunque affrettato e con gli occhi bassi, e come se ci ragionassi ancora, mi è piaciuto molto. E Marco Ferri, Morri, lo diciamo perché è un titolo di merito, è un poeta, io dico proprio di realtà, perché nasce la poesia dalla vita. Lui è infermiere, diciamo, tanto sono attività pubblica ormai al Policlinico Gemelli, insegna anche
per il triennale, no? Perché ormai è diventato un vero corso. E quindi mi piace anche il fatto che comunque in parallelo, no? Avendo, non dico una doppia anima, che l'anima è sempre una ed è femminile, abbiamo detto, però no, a parte gli junghiani, l'animus e l'anima. Però ecco, mi piace che tu abbia bisogno e voglia di avere con te questo libro pubblico e segreto in cui poi annoti queste cose, questi lascia questi ricordi, queste... dove ogni tanto sì, vedi, sappiamo. E poi ci torniamo anche con delle cose nuove che mi sono molto piaciute. Va bene, Marcus. No, io invece tornavo con Roberta con i suoi inediti. Poi torneremo anche sul libro, con un libro abbastanza complesso e ben costruito. Questi inediti che adesso stai per dare a pagine, molto interessanti e molto 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 bello, molto bello. E hai delle poesie d'amore, le poesie d'amore sono le più difficili, invece sì. La Sabba, la rima fiore amore è la più antica, difficile di tutte, molto difficile, perché... E allora ti farò una sorpresa, che dice, no, diciamo che sì, adesso poi mi leggi anche Sfogliami da un'illusione, con questo verso molto bello, sgombra il mio corpo dalle infinite ombre. Perché poi alla fine è questo che dobbiamo continuamente spogliare noi stessi dalle ombre, oppure spogliare e dirimere le ombre degli altri, e questo porta alla luce. Non c'è da una parte l'ombra, dall'altra parte la luce, c'è un continuo, una selva di ombre, veramente. E va bene. Mi piace molto questo del ti amo, sì, cioè, quando ti amo sono Mosè in cielo. Beh, è un incipit abbastanza clamoroso, insomma, anche in senso sì. Proprio, capito? Mosè in cielo. E gli piace anche che come donna, bella donna, che dice l'amore per te, e ti senti Mosè, quindi ti senti patriarca, ti senti è molto 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 bella, insomma. Astronauta prima di rotta, cioè proprio insomma. Andiamo con questa allora. Gravity. Andiamo con questa. Sì, vai con quella. Quando ti amo sono Mosè in cielo, volo e plano sulle acque. Spinta oltre la terra, astronauta priva di rotta, nel vagar di uno spazio tra remoto e futuro, bannata nel presente. Quando ti amo sono totalmente assente da ogni luogo e parola, da ogni mio senso, e oggi ti amo. Bannata, quindi vedi che in qualche modo, cioè, mi piace che la poesia va avanti, ha bisogno formattare, bannare, di assumere, di acquisire anche terminologie nuove, e perché no? È giusto che sia così, anzi è bello riuscire a dare una poeticità, capito? Sì, anche a termini molto freddi. Bannata, sì. Diventa un participio passato, capito? Bellissimo. Ah, io ogni puntata faccio sempre una recensione così di 3-4 minuti orale a un libro che mi è particolarmente piaciuto. Volevo parlare, visto che tu anche ti occupi di teatro, del mio amico Marco Palladini, che è un poligrafo, cioè che è poeta, scrittore e uomo di teatro e anche tante altre cose. Comunque è un intellettuale sano, nel senso che è un intellettuale lucido, non malato di intellettualismo, che è una cosa già, sì, oppure insomma per dose omeopatica, insomma, che riesce a vaccinarsi col suo stesso pensiero, che è un pensiero forte, non unico, anzi un pensiero molto libero, ed è un uomo che conosco da anni, siamo amici, è un uomo che attraversa il nostro presente, insomma gli anni, i decenni che subiamo a volte, che cerchiamo anche di non subire con grande consapevolezza e con grande, come dire, vigore, intuitivo e anche creativo. Io volevo dar conto di questo suo libro, Prove aperte, sottotitolo Materiali per uno zibaldone sui teatri che ho conosciuto e attraversato. Ed è, prima parlavo con Sara, ed è un libro bello perché ci sono interviste importanti fatte a Edoardo, a Carmelo Bene, a Peter Brook. C'è tutto il meglio del teatro da cui veniamo, ecco. E soltanto ecco, do un'occhiatina all'indice per dire qualche altro nome, ma ce ne sono talmente tanti, Ronconi, Franca Rame, ma anche ecco, Leo del Bernardinis, Massimo Casi, Sepe, insomma, chi più ne ha più ne ha, Dario Fo, Memè Perlini e anche gli stranieri, penso, Harold Pinter, no? Anche premio Nobel, il Living Theatre, Beckett,
quanto di più Cantor, e quanto di Lindsay Kemp, Jean Genet, Shepard, quindi cioè, è il teatro dei decenni, degli ultimi decenni importanti. Ma quello di cui volevo parlare è una interessante, intrigante anche versione lettura scenica, l'ha chiamata, che è andata in scena nei giorni scorsi per un paio di sere all'Alef, che è un teatrino di Trastevere, e del Pilade, cioè studio per il Pilade di Pasolini. Ora, il Pilade è una tragedia anche poco rappresentata, anche se quest'anno già ha avuto un paio di sortite, però è una tragedia molto forte, cadenzata. Il teatro di Pasolini è un teatro duro, denso, aspro. Lui lo voleva contro il teatro borghese, ma lo voleva anche contro il teatro sperimentale, tu lo sai, Sara. E il teatro di parola, lui ha in qualche modo, come dire, teorizzato. Qui abbiamo il volumone garzantiano del teatro di Pasolini, c'è questo saggio iniziale proprio che introduce in qualche modo anche a un manifesto, che era il manifesto che Pasolini fece per un nuovo teatro. Qui parliamo, ripeto, qui ormai gli anni sono trascorsi, i decenni, ed era un teatro di parola, dice, che ricerca il suo spazio teatrale non nell'ambiente ma nella testa. Ecco, mi fermo qua. Quindi non gli interessa neanche di mettere in scena se stesso, ma di ragionare, di diventare, come il discorso del tempo, di in qualche modo di cadenzare il ragionamento, che è anche emozione, quindi sentire e sentimento. Cioè, tecnicamente tale spazio teatrale, che abbiamo detto che sarà mentale, sarà frontale, testo e attori di fronte al pubblico. Non è un dramma terapico, però quasi, c'è un'assoluta parità culturale tra questi due interlocutori che si guardano negli occhi, quindi c'è il superamento anche un po' della vocazione in qualche modo tradizionale dell'attore, che con tutto un lavoro che tu, certo, Sara, ben sai, e perché in qualche modo l'attore parla, rifiuta di esserlo e parla all'altro da sé come se si stesse rispecchiando. Quindi è un teatro importante ed è un teatro, una pièce drammaturgica, il Pilade, che sembra, più la leggo, più l'ho sentita anche fare, recitare, e più mi sembra attuale, con questo personaggio alle prese con il potere, con questa evoluzione continua del potere e questa polis che è ardua, ma potrebbe essere l'Atene di oggi o la Madrid capito, in qualche modo di chi è arrabbiato, o una Roma che cerca una identità, una dignità, dicevamo prima, che non ha più. E allora è molto molto intrigante e mi sembra, ripeto, più che gli attori, diciamo, sono anche molti scrittori, anche loro intellettuali. Questa compagnia dei poeti, diciamo, patrocinata e diretta da Marco Palladini, con Stefano Amorese, Marco Buzzi Maresca, Davide Cortese, Anna Laura Longo, che è anche musicista, Nina Maroccolo, che è anche performer e cantante, Desiree Massaroni, lo stesso Marco, Simona Verrusio. Ecco, mi sembra aver avuto voglia di mettere in scena e senza farlo in modo troppo frontale, troppo tradizionale, questo Pilade, che è una tragedia, direi, irrappresentabile, insomma, tutta di parola, molto ideologica e appassionata, perché Pasolini è sempre passione e ideologia, con l'endiadi proprio, e con questi momenti però anche molto raziocinanti, molto dialettici, però anche momenti anche molto poetici, che in particolar modo in questo, a parte il dialogo inesausto tra Oreste e Pilade, fraterno, di questi fratelli uguali e contrari, e poi i fratelli veri e propri che sono Oreste e comunque e la sorella, che sono reduci da grandi tragedie e disavventure, perché insomma, meno male, vengono da lontano. E mi sembra che e questo personaggio di Atena, che è comunque la dea della ragione, quindi che cerca di insegnare il raziocinio, le parole, il pensatoio, il pensamento sul potere, mi sembra che l'Eumenidi, ecco, questo voglio proprio dirlo, nello splendido, diciamo così, duetto
duetto espressivo che hanno fatto la Nina Maroccolo e Anna Laura Longo, mi sembra che lì ci fosse proprio il senso ancora della poesia, con questo diciamo così abbandono anche a, vedi, per esempio Eumeni dice: verrà tra gli anni un anno in cui cadrà un grande silenzio sulla città e sulle campagne, e questo silenzio sarà strano e poetico, perché mai come in quell'anno ci saranno nel mondo rumori così forti. Quindi c'è questo silenzio che è poetico da recuperare in mezzo a stravolgimenti, a rivoluzioni, a un frastuono che, di che cosa? Della postmodernità o del medioevo prossimo venturo, della nuova preistoria, direbbe Pasolini. E volevo chiudere con questa battuta che è veramente una poesia nel poema: sarà un infinito giorno di domenica. Voi immaginate il Pasolini giovane, delle poesie a casa Arsa, del contado, della campagna, come luogo incorrotto comunque, no? Dove il tempo ha tutto il tempo che vuole, non si perde, e dove tutti i colori, le sete e gli intarsi sono intarsi emotivi, dolci. Ecco, sarà un infinito giorno di domenica, solo gli animali, cani, buoi, galline, crederanno che i giorni feriali continuino e abbaieranno, muggiranno, rasperanno la terra, presi da quella religione. Ecco i tre versi essenziali che lui mette in corsivo, Sara. Quella religione che non ha altro principio che il rosa da cui nasce il sole e altra fine che il rosa in cui muore. Vince il rosa. Vince il rosa, e che è il rosa dell'alba, ma che è anche un rosa di un tramonto. E lui, che poi da giovane era poeta, ma era anche pittore, cioè mi sembra che questa coloritura, questo tornare a un colore che diventa proprio uno stato d'animo, un sentimento, sia una delle cose più belle che Pasolini, il Pasolini del Pilade, che Marco Pallalini ha messo in scena con questa compagnia di amici e attori, scrittori, giovani, e sia stato un dono, anche in qualche modo un sentimento, un presagio e un rimpianto di poesia, che tutto questo periodo così impoetico anela e vorrebbe recuperare, vorrebbe in qualche modo riavverare. Ecco. Ma torniamo proprio a questa anima in doppio petto, Roberta Bernardi, torniamo alle tue parole, torniamo, ecco, questo è molto bello, questo qui dei sogni che hanno la nostalgia dell'anima. L'anima ricorre molto in te. Sì. Che la definisci giustamente femminile, eccetera, ma l'anima ritorna a me. E quindi ecco, io ti chiedo di leggermelo questo. Da sì. Qua? Sì, sì. No, da qua inizia la poesia. Vabbè, la poesia. Tutta la poesia. Allora, diciamo pure che questa poesia si compone praticamente la estrapolazione di titoli di altre poesie. Sì. Ed è che particolare per questo. Dirlo. No. È una specie di collage. Collage, bravo. Vabbè. Ed è l'unica poesia che tra l'altro ha il titolo nel libro, perché il libro si compone da 97 testi, ma tutti sono senza titoli, proprio per lasciare spazio al lettore comunque di cogliere quello che vuole, no, all'interno della poesia. Certo. E allora, nudità di emozioni, in certi sogni ti perdi all'infinito e la tua pelle è un'attesa senza ritorno. Io che smonto le mie convinzioni e compongo le tue, parlami che il tempo non ha tempo e mi troverai viandante a centellinare emozioni, perché nel tuo silenzio ho trovato le parole, nel mare del tempo, tra giornate grigie, nuvole riflesse dentro l'acqua. Se certi sogni hanno la nostalgia dell'anima, che si trami dunque anche un tessuto di ricordi che mi sorprenda ancora, ed è tempo per questo amore oggi che mi sei nella pelle. A volte danno energia all'anima i sogni e te lo leggo negli occhi come parole senza suoni, sorso divino, tuffo nella vita, che è possibile innamorarsi ancora. Un giorno tra la folla il mio sguardo ti fece intraprendere il viaggio della vita e come anima randagia a cui pulsano emozioni mettessi a nudo le tue sensazioni. Ora, adagio, è quasi notte e le parole di sale scandiscono l'ultimo ti amo. Le parole di sale, eh? Questo sale che attraversa le righe. Sì. Parte, viene dalla Bibbia, si può, se ci si volta si può diventare stato di sale, ma poi comunque in qualche modo è incredibile. Io volevo un attimo tornare sull'opera di Sara San Martino. Mi incuriosisce
e questa doppia anima tua che hai tra autrice diversi e anche invece come dire teatrante insomma, quindi che i versi li recita, li incarna, li fa diventare dei gesti. E quindi volevo che tu mi leggessi un paio di poesie che mi hanno colpito. Sì. La prima io la definivo addirittura un autoritratto, cioè, ma non è nata come autoritratto, anzi, e però poi ci sono dei casi in cui nell'altro da noi ritroviamo noi stessi. E allora io volevo che tu mi leggessi prima il Ci sono scogli blu, sì, dove anche qui parli della vita, come prima Roberta che parlava della vita, la vita che scorre e corre e che ama la matrice, e poi dopo a seguire questo del passò la vita. È come se la vita fosse prima chiamata in causa e poi diventasse, capito, veramente un'autrice in cerca d'autore. Tieni. Vediamo se lo troviamo. Allora. Ci sono scogli blu e lame e muschi dentro i suoi occhi. Ci sono secoli tra le rughe di questa fronte e voci sagge e pulsioni ribelli. E vita corre e chiama la mia matrice, la mia forza più antica, la trasparenza primitiva della mia luce. Bellissimo. La trasparenza primitiva della mia luce. Luce. Curioso. Questo è un verso che colpisce tutti. E l'altra, eccola qui. Passò la vita ad essere bella, malgrado sé. Aveva uno sguardo lontano che vedeva troppo al fondo di ogni cosa, da non sapere a volte come risalire. Ancora per poco sarà ragazza, poi sarà madre e tutto cambierà. Ma c'è neve nel suo cuore, che il sole non scioglie in fiori. La terra rimane, la montagna infinita rimane, e guarda noi e il cielo, e non aspetta nulla. Bene, questa montagna infinita che... capito? Che ci guarda, a cui vorremmo giungere, ha un valore metafisico forte, perché anche che la montagna insomma non è una cosa da poco. Una volta era incantata con Thomas Mann e qualche modo, e però ripeto, sì, complimenti. Grazie. Perché riesci con poco, cioè ai versi brevi, agili, sono poesie tanto più intense, anche a tratti io le sento, le immagino febbricitanti di intensità, e però ancora per poco sarà ragazza, poi sarà madre e tutto cambierà, e c'è il racconto anche di un destino, che è il destino della bellezza e anche dell'essere donna, no? Marco? Sì. Torniamo al fiume della vita. Senti, no, io prima ti avevo chiesto degli inediti. Io volevo, ecco, due cose. Tu hai due aspetti. Uno più intenso, più semplice e assoluto. L'amare, allora c'è questa, la dichiarazione di poetica, per amare bisogna guardare, saper guardare. E poi invece quello più legato, io dicevo, poeta di realtà, al contemporaneo, ha una strana, ha un bioritmo, no? Laura, bioritmo, come uno si può vestire, quando uno esce porta con sé i propri colori, la propria armonia. E allora, quando uno va da IKEA, che succede? Perché sono dei luoghi, ormai sono dei luoghi delle derive, dei non luoghi, dei luoghi, perché sì, ti devi ricomporre, perché dice, ricomponiti, dice, ricomponi nel senso, e perché poi i pezzi li perdiamo, devi rimettere... L'arte del fai da te, poi, IKEA. Sì, l'arte del fai da te, ma bisogna... Di oggi, e allora, dopo aver letto I colori del tuo cuore, ecco, torniamo su questa poesia breve, che è una specie di manifesto, così, che amare, e poi a seguire all'IKEA. Che veramente... Amare, per amare bisogna guardare, per guardare bisogna avere gli occhi, per avere gli occhi bisogna avere un viso, per avere un viso bisogna nascere, per nascere bisogna amare. Circolare. È ripartito dalla mare. È stata la prima che ho scritto. È ripassata. Beh, è bella, eh? Sai che c'è un famoso libro di ricordi, dice, per nascere sono nato, cioè il discorso sempre di Neruda, no? All'IKEA, gente accalcata e felice per i corridoi con i carrelli, con i loro acquisti frenetici e compulsivi. Simbolo del Natale e della famiglia, bello d'inverno, l'IKEA
tutti riunisce e accomuna. Case ideali, prodotti speciali, suppellettili simpatici, singolari. All'IKEA tutti a casa portano, si montano in 5 minuti. La gioia di tutti, una spensieratezza, un passatempo. Grazie IKEA, vorrei essere all'IKEA, vorrei essere IKEA, felice. Adesso è memorabile. La difficoltà di pronunciare IKEA perché è incredibile. e mi ricorda una poesia di tanti anni fa, se non ricordo male, di Zanzotto, che aveva messo in epigrafe un riferimento che non so dove aveva letto, forse su qualche giornale, sulla Standa. Dice che non so neanche se ci sia più, dice no, perché no. La Standa vi ama, che era una cosa un po' pubblicitaria, no? Quelle cose che tu mettete, che vengono dette per i bambini che sono in noi, cioè, vai dalla Standa. Allora, a questo punto, siccome si tratta anche un po', Roberta, di sdoganare slogan, no? Quindi, sei riandato lì. Lì sono riandato, perché mi aveva colpito questa dello sdoganare slogan. E se vuoi la posso leggere anch'io, però sì, in fondo la te. E poi tu me ne leggi un'altra che invece magari è anche un inedito di queste. Sì, che... sì. Ma senti, io parto da, lei dice no, ma ho versificato un'intuizione prosaica, ma sai il confine tra prosa e poesia, a volte la poesia è poesia perché proprio trova quella pausa, quell'andare a capo, che è cesura anche vocale, gestuale, parlo con Sara. Sdoganare slogan nelle ricorrenze è uso comune. Inverto il tiro e propongo, perché è l'ascolto di un brano fuori da circostanze d'uso. Ogni giorno è utile per comprendere gli abusi subiti e fare in modo di non sottomettersi ad essi. La dignità è il primo dogma che esige rispetto da e verso tutti, soprattutto verso se stessi. Certo. Mi piace ripetere questo il finale, questi ultimi tre versi che sono molto belli, in un momento così difficile, ma non soltanto per le donne, anche per i rapporti con l'uomo e anche per gli uomini che vedono comunque un mondo... Per i rapporti in genere. In genere, e credo che la dignità sia veramente il primo dogma, cioè il primo... il principio il credo su quale essenziale, su... Bravo, sì, perché credo benché sì. Tutti quanti pensiamo che non riguardi noi, invece l'idea anche verso se stessi di non perdere mai la dignità di quello che uno fa, di quello che uno pensa, che è dignità è anche libertà, è anche eleganza se vuoi, affetto, sentimento, però è anche una libertà profonda dell'essere libero verso gli altri ma anche verso se stessi. E non sempre questo grande consumismo generale ce lo consente, è vero Sara? Roberta, la dignità è il primo dogma che esige rispetto da e verso tutti, soprattutto verso se stessi. Roberta Barone, leggimi un tuo inedito. Lo sono aperto. Questa è una poesia alla quale io sono molto affezionata, perché poi sai, le poesie comunque richiamano sempre un momento, no? Richiamano certo. Sempre uno stato d'animo. Certo. Allora, incomincia così. Spogliami da un'illusione, vestimi di pura passione, sgombra il mio corpo dalle infinite ombre, riscaldalo, cospargilo di inebrianti canti, prendi la tua bocca e fa che perdutamente mi tocchi, avvicina la tua mano, sprigiona l'attesa da ogni vincibile difesa, carezzami dalla pelle al cuore, oggi e sempre, nel perderti mi perderò, nell'abbandono ti cercherò. Attesa, difesa, bello questo gioco. E poi c'è questa voglia d'amore che... L'amore si dà, si pretende, a volte anche si chiede o lo si aspetta. E quindi continuiamo questa idea dell'amore che è un amore anche concreto ma anche assoluto, no? Ed è luce, ed è come dire, cadenza e armonia d'ombra. Ecco, io chiedo umilmente a Sara San Martino di leggermi Esiste un uomo. Esiste. Ma c'era appunto interrogativo? Poi certe volte lo trovi e dice allora punto esclamativo, esiste. Esiste un uomo fatto di terra e luce, con mani tanto forti da toccare le mie lacrime. Esiste un uomo con la dolcezza pura dentro gli occhi e una ruga sapiente ride accanto alle sue labbra. Esiste un uomo con pensieri d'argento e il suo ventre è calmo, di acqua profonda.
Esiste un uomo che parla ai miei fianchi e sa accarezzare capelli di bimba. Esiste e conosce segreti e legge i miei occhi e il suo respiro profuma. E io lo amo, lo amo, lo amo. Molto bello. E sentiamo che quando c'è l'amore, anche degli altri, che è bello, è sincero e si avvera. È una dichiarazione. È una ricchezza del mondo tutto. Certo, finché esatto. C'è amore, è come sapere che ci sono sorgenti, ruscelli, che c'è qualche cosa di provvido di giusto. Ecco, io adesso volevo un po'... Quanto tempo manca, Salvatore? 20, ancora abbiamo una ventina di minuti, quindi abbiamo ancora tempo un po' di isolare le nostre, poi magari parliamo anche con la Laura. Io volevo ancora isolare dei temi forti e volevo anche un po' parlare velocemente con te, con Sara, sul discorso del rapporto ancora tra teatro, sia il teatro studiato ma anche il teatro messo in scena, praticamente vissuto, agito. Insomma, agito, e invece la parola, che da un lato sembra fermarlo, però è anche la materia prima, insomma, certo. Perché il teatro poi va anche scritto, va anche cambiato, la parola non rimane mai così. E cambia proprio da concretamente, viene di volta in volta, anche se il testo è pronto, c'è un'alchimia profonda. Quindi mi piace tornare su questo. Cosa hai imparato in questi spostamenti, in questi viaggi? Io Parigi ti ha dato qualche tutto. Cosa rispetto a sì, certo. Rispetto a Roma, rispetto all'Italia, più incontri di matrice diversa, più certo. mondo. Certo. Ecco, questo sì, forse Parigi in questo... è sicuramente una capitale internazionale, sì. Non che Roma non adesso lo sia. Roma comincia un po' a esserlo, però Parigi, diciamo, certo. chiaramente per storia è più forte in questo senso. Ma diciamo, non lo so... Poi è un teatro, da sempre, ha avuto secoli gloriosi, ma sì. anche sul piano moderno, comunque è una città dove... è una città dove comunque, a parte l'arte, perché è stata capitale dell'arte per tanti decenni, forse per un secolo intero, però anche come teatro moderno, per esempio tutto il teatro dell'assurdo, sì, e lì è nato, panorama... c'è un momento in cui comunque Beckett, aspettando Godot l'ha scritto in francese, ha cambiato addirittura lingua, l'irlandese, e Ionesco dalla Romania, cioè era un momento in cui c'era un grosso coacervo proprio anche di intelletti e anche di pensiero, perché sì. c'era anche l'esistenzialismo di Sartre e Camus, c'era anche un teatro appunto che nasceva come assolutamente. Modo diciamo, adesso ahimè siamo un po' in un'altra epoca, Parigi sta vivendo anche un momento molto difficile, complesso, però ecco, anni prima, anche prima che io ci certo, arrivassi, certo. era stata proprio diciamo la culla di arti in tutti i sensi. E senti quindi... che sta trovando anche, perché ci sono dei grandi problemi, ma ci sono anche delle grandi soluzioni al destino, che è anche un arricchimento, un multietnico. Forse le vedremo capito? Insomma, fra un po'. Adesso così. Siamo proprio certo, no? certo, certo. su un crinale. Sarebbe bello che si tornasse, che diventassero energie vere e non soltanto dei problemi di ordine pubblico, certo. che diventasse un arricchimento come lo è stato in passato. Assolutamente, insomma, assolutamente. E a questo punto chiedo invece a Marco, a Morri, di leggermi questa poesia nuova, così che non dico che sia teatrale, ma è di impianto teatrale, è di suggestione teatrale, che è il gioco delle, non il gioco delle parti, ma il gioco delle mie parti. E che c'è questo tentativo di addomesticare il gioco e il senso dell'io, no? L'io che rido, io che piango, i tanti io, che è anche un po' una cabala contemporanea, no? E quindi ti prego di leggercela. Il gioco delle mie parti. Io, quel tanti io che rido, io che piango, tanti io, ma io solo sono solo io, penso. Salendo le scale di quel monte, fra i tetti di quelle case blu, mi ritrovo vestito in stile bohemien. Scrivo, sogno, ascolto una voce assente, Dalida, odore di Calabria, Piaf, Antonietta. Il calore di quel sole caldo, di una Spagna cocente, passionale, quel toro. Rido, girovago per le strade della capitale, troppo bella per lasciarla andare, è Roma. Ma piango pure, mi dispero, tutto nero vedo. Il tempo passa e dal Salento penso, alla valle mi riferisco e a Milano guardo. Poi penso alla Swanning London, il giusto sipario per me.
Che altro di più bello c'è? Nella mia vita vivo i miei ruoli, i miei sogni, le mie sensazioni. Nella realtà lotto e vivo il gioco delle mie parti. No, mi piace perché ti sei anche emozionato, perché questa è una poesia che addensa un po' tutta la tua vita e anche quello che hai vissuto dal Salento, Roma dove abiti, il lavoro, i sogni, la swing in London, ma anche ci hai messo tutto, le corride, le cose, la Spagna, Dalida, addirittura la calabrese a Parigi, ci hai messo tutto, ci hai messo, tutto quello da cui viene, addirittura la piazza. E ci hai messo tutto quello che senti in te, da cui vieni e che hai attraversato e che ti attraversa soprattutto. Quindi mi diverti. No? Questi sono i luoghi della mia vita. Che io spesso, il gioco delle parti. Dove io spesso torno, ho dei punti di riferimento. Devo dire che c'è un momento in cui tutti questi io ti si sono ingarbugliati. Dice, io sono solo, no. È stato il momento più divertente, perché il verso ti si è affastellato. Proprio come io. E ti sei come il gioco di io. Quando, dice, ma io chi? È stato molto, molto bello. Molto bello. Ah, no, io volevo dire una cosa di Roberta Barone, che comunque è stata selezionata tra le vincitrici di questo concorso nuovo di pagine, e quindi queste poesie nuove che stiamo leggendo, che ancora leggeremo, faranno parte poi di questa selezione. Questa è bella, questa dello stendi le mani. Mi piaceva prima questa sensualità non recitata, una sensualità immediata, istintiva, anche confessata, semplice. Perché è difficile chiedere alla poesia tutto quello che in realtà il nostro tempo non ci dà più. E allora la poesia, lo dico anzi un po' con una sana ironia, diventa tante cose, diventa tutto quello, hai visto Marco, tutto quello che ci manca, tutto quello che le chiediamo, tutto quello che diventa forse anche troppe cose, capito? E però noi sentiamo poi alla fine, capiamo che la poesia è tutto questo, però è anche un grande contenitore di altre cose, di tutto quello che noi dobbiamo continuare a affidarle, a dirle, perché non dobbiamo essere passivi nei confronti, nessuno di voi lo è, nei confronti della poesia, ma dobbiamo, come fa la Laura Masini, cioè noi dobbiamo la nostra voglia di eleganza e di colore, di artisticità, dobbiamo diventare dei monili di noi stessi, sì, insomma. Non è che la donna dice deve indossare, non diciamo i nomi, questo, quell'altro, e lei deve comunque, una volta dice io mi trucco, mi preparo, ed è curioso questo fatto, lo fanno gli attori in realtà. Mia madre che ha fatto il centro sperimentale, era una materia di studio quella del trucco. L'attore da sempre, di teatro specialmente, ma anche di cinema, deve sapere quando non lo fanno gli altri, ma l'attore di teatro lo deve fare da solo, si deve preparare per questo ruolo. Tu parlavi dei tuoi ruoli, che è finzione, ma che è anche, come dire, in qualche modo agnizione e riconoscimento di una verità profonda. Quindi io ti ringrazio, perché così, grazie, portando soltanto te stessa, ma dove stanno le poesie? Dice, sono io. Lei è la poesia che viaggia. Cioè, la poesia la mia opera d'arte sta nei colori, diciamo. Sì. È sì, bello. E quindi tu diventi la mattina un foglio bianco che è il testo da scrivere. Sì. E via via che ti vesti, ti trucchi e ti prepari, diventi in qualche modo, no? La poesia, che è il gioco delle parti, che si, no? Sì. Che si avvera. La poesia selezionata. Leggiamo Roberta. La poesia selezionata. Sì. Okay. Ora o mai più. Ora o mai più. Se d'amore potessi parlare, ti racconterai delle notti in cui mi hai fatto tremare. Sospesa verso la luna, sognavo di noi. Distesa sulla riva del mare, ti sentivo respirare. Sotto un cielo di stelle, arcobaleno di ogni momento. Lì sedavo il mio sgomento. Se d'amore potessi rimembrare, evocherei il sapore di un bacio sceso in gola, vertigine confusa, da un palato assaporato, librato dalla superficie di un oceano salato. Se d'amore potessi cantare, ti soffierei nel cuore, la melodia coinciso nella mente, che scorre impunemente tra le acque lievitate di follie evitate. E se d'amore potessi dimenticare, abbandonerei l'oblio del mio sentire, e per un istante potrei mentire, ma in fondo è solo un evanescente ritorno, ostaggio dentro quel sogno,
parlato, ricordato, cantato, dimenticato. Tutti questi participi passati che in qualche modo... è bello, mi incuriosiscono alcune cose, no? Alcuni avverbi, ad esempio, scorre impunemente, che fa rima con mente. Ecco, una rima tra mente e impunemente è comunque intrigante, è sperimentare di per se stessa. E mi attrae ancora di più, per sottili mie perversioni così che rendo pubbliche, il gioco delle follie evitate. Ecco, perché la vita è questo, insomma, alcune follie, direi realizzate, fammi fare una rima in più, e altre per fortuna o purtroppo evitare, insomma. Noi siamo anche le nostre follie, certo. Sia quelle realizzate che quelle evitate. Alcune non le eviti perché tu a volerle evitare, magari è proprio, diciamo, una situazione particolare, certo, che ti porta a evitarle. Ma c'è un'educazione che e forse che anche meglio, sai, alla fine. Ma c'è un'educazione che è ereditata in noi, che ci obbliga, ci impedisce di realizzarle tutte le follie, quindi ci costringe a evitarle. E però anche questo, l'oblio del mio sentire, e per un istante potrei mentire, questa autoironia, insomma, sì. Quest'altra rima, questa è veramente molto bella e forte, tra sentire e mentire, che sembrano cose così distanti, ma però in realtà sono poi così vere e confinanti e sconfinanti. E volevo un attimo tornare proprio su Roberta Barone, con questa poesia che mi voglio addentrare a interpretare, perché mi piace molto questo gioco, molto cadenzato, con queste rime, ripeto, baciate, distanti, suadenti, importanti. E poi o rime o assonanze, importanti, distanti, suadenti, evanescenti, queste coppie di rime che poi alla fine si sgranano, capito? Partono con una certa ironia, una certa verve, sono briose, poi alla fine ti finisce col triste dissenso, che è poi una come dire, l'incoronazione del malessere contemporaneo, quindi è molto forte. La vuoi leggere? Questa è In linea col cuore? La leggo io? Sì, sì, no, beh, è tua, dai, In linea col cuore. Allora, ho fatto un overture. In linea col cuore, che è molto bello come incipiti, In linea col cuore. In linea col cuore trattengo il respiro, mi affido al destino. Leggo quel tratto, a volte distratto, postato elevato. Di note importanti, pensieri distanti, confronti suadenti, ombre evanescenti. La voglia mi assala a compiere un gesto che so farà male. Rinuncio all'idea, mi fermo, poi penso al triste dissenso. Mi fermo, poi penso al triste, è deliziosa. Ecco, questa andrebbe monologata, anche con più pause, perché è briosa, è autironica, insomma, è già un punto d'arrivo. Non sa leggere. Era di ritmo. Sì, 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 sì. Chi sa scrivere non sa leggere. Sì, sì, sì. No, nel senso non sa leggere. Tranne Sara. Vabbè, certo, lei fa teatro. C'è un esercizio, no? Fatto un esercizio, però anche per me leggere le mie cose è più difficile che leggere quelle di altri. Ti devi brecchiare. Sì, brava, perché devi chi scrive comunque ha quel senso di introspezione che non stare ti consente di stare dentro, no? È una cosa è leggere con l'anima, una cosa è leggere con gli occhi, capito? Certo, c'è proprio certo, una certo, distanza. Certo, certamente. Però arrivava. Adesso ti chiederò, e con questo, perché mancano pochi minuti, finisci la ci tua. Ti chiederò di leggermi una poesia abbastanza lunga, ma è importante. Per te, ma anche per noi, perché l'idea di padre, di una paternità, un piacere. È comunque sempre assoluta, e ti ringrazio di donarci questa cosa che cosa è tua e di farcela diventare anche un po' nostra. Grazie. Grazie Sara. A te. Padre, la tua eleganza è rara, tesa a cercare ciò che resta eterno, perché è bello. Nettezza onesta, bontà genuina, travolta raramente da improvviso estro, questo tu sei. Da te, per te sono venuta e il tuo amore ha fatto le mie ossa. Il tuo pensiero mi abbraccia da lontano, mi ha presentata al mondo come creatura nuova. Così sono arrivata sulla terra, ridendo dalle stelle, donna fatta di pelle bianca. La tua ironia mi ha resa forte e acuta. Le tue spalle vegliano dietro il mio sorriso e so che sempre posso tornare alla tua mano. C'è un silenzio in te, una porta segreta, dove solo in punta di piedi si può stare. Io mi accosto guardinga, lascio fiori sull'uscio e musica, bevande calde, incantesimi e risa, e amore certo e gratitudine. So che il tuo sguardo è dentro il mio, ed io pongo domande,
mentre scruto il mondo con occhi di entusiasta meraviglia. Molto bella, l'hai letta, con, sei riuscita a fugare le inebrianti, in qualche modo, emozioni che ti riguardano, è molto bella. E io chiedo veramente a Morri, chiedo a Marco Ferri, di leggermi da questo suo calendario appena, no? Anzi, appena, riguarderà il prossimo anno, ma insomma va bene, sì, no? Perdiamo il senso del tempo. Sì, ogni mese è un altro poi, un calendario che fa pagine e beh, è divertente, insomma, è elegante, poi capito, uno se lo tiene lì, lo può anche regalare agli amici. Certo. Ecco, vedi, il calendario è molto bello, con questo Cinzia Segato che ha fatto i vari segni. Ecco, le varie illustrazioni con i segni zodiacali. Ecco, io ti chiedo di leggermi questa poesia molto breve, Basta, che è così, e autironica, e questa invece che è una vera e propria lirica, molto cadenzata, sembra il testo di una canzone ancora da musicare, che è Se ti diranno. Quindi queste due, questa doppia faccia di te stesso, no? Queste poesie brevi, secche, e questa voglia di canto e di incanto, insomma. Basta, va tutto bene, l'animo è pacato. La noia è andata via, è arrivata una nuova vita. Ora basta, sono felice. Se ti diranno. Se ti diranno. Se ti diranno che tutto è facile, non è vero. Se ti diranno che tutto fa parte di un disegno divino, non è vero. Se ti diranno che sei unico, non è vero. Se ti diranno che siamo impotenti, non è vero. Se ti diranno che tutto è secondo natura, non è vero. Se ti diranno che solo una è la verità, non è vero. Non è vero nulla, se non la realtà che noi viviamo. Se non è vero nulla, se non la realtà, è molto bello. E poi la verità, certo, così è se vi pare, ma la verità è veramente sempre complessa, difficile. Non bisogna mai illudersi né di averla né di essere riusciti a trovarla, perché la verità è quanto di più fuggevole c'è e ci cambia ogni momento, cambia in noi e cambia noi. E volevo anche salutare la Laura Masini, così ci si rivede magari per... Per sì, una nuova collezione, senza... come si dice. Questa sarebbe quella primavera-estate, sì, ma ci si rivedrà nell'autunno-inverno, te lo dico con simpatia. E poi chiedevo appunto a Roberta Barone di leggere un altro inedito di questi selezionati. Allora, stendi le mani dove nasce il sole, senti me nella luce, nel calore, dentro un brivido che scende dalla pelle al cuore, rafforza il desiderio, quel fulmine che squarcia il cielo, si divide in due. Attraverso un velo si intravede la sagoma del tuo mondo nella prigionia di un secondo. E beh, insomma, è una poesia un po' difficile. Mondo questa. Secondo. No, ma la poesia poi non è, cioè è difficile. Perché lo è. Però vedi il desiderio sempre che deve essere rafforzato, la peppa è dalla pelle al cuore, però poi c'è il fulmine che squarcia il cielo. E che fa? Si divide in due. Quando si squarcia il cielo e attraverso un velo la significazione è profonda, si vengono fuori momenti strani, addirittura immagini evangeliche, però poi alla fine il finale è speranzoso, si intravede la sagoma del tuo mondo e comunque è anche un riappropriarsi di qualche cosa che ti riguarda nella prigionia di un secondo, ma questa prigionia di un secondo non è una vera prigionia, è anche una libertà, perché se tu ritorni al tuo mondo, secondo me è un seme di futuro. E leggo anche questa poesia per Laura, sì. Mi sembra che ci abbia dei passaggi molto belli, così ne parlo un po', è una tua amica, Sara, sì. San Martino. Nel movimento muove, vedi, una tautologia, nel movimento muove, forte, fiera, tramando poesie dalle stelle. Da dove viene la poesia? Dalle stelle, bisogna anche tramarla. Medusa con crine infinito, la terra prende la sua forma. Indomabile, occhio, disordine, infinita dolcezza, la nettezza di una magia, la sapienza antica e piedi lunghi per camminare verso la vita. Con questa assonanza tra antica e vita, e che mi riporta, e con questo vorrei chiudere di nuovo. Grazie. Al Filade di Pasolini che Marco Paladini ha messo in scena con questa compagnia degli attori, Oreste, Filade, questo coro che
E chi lo sa se stava parlando di perché lui è profetico, parla sempre di un sì, di una nuova preistoria, ma anche di una coscienza civile che l'Italia, ma tutto il mondo, l'Europa, doveva ancora forgiarsi, doveva ancora ritrovare. E vado a chiudere con questa immagine del coro, che è anche una sentenza di colpevolezza nei confronti del Pilade, ma forse anche di tutti noi. Noi pensiamo, Oreste, che egli sia colpevole e che debba andarsene da questa città. Molte sono le ragioni che insieme ci danno questa convinzione. Tu sai intanto che chi vive pubblicamente può nascondere ben poco di sé. Da tempo noi seguivamo Pilade, benché sospendendo il giudizio e quasi temendolo. È qualcosa di oscuro, crediamo, in lui, che lo porta lontano da noi. Ecco, speriamo sempre che non ci siano mai più eroi, miti o uomini pubblici che vivano un qualche cosa di oscuro che li porti lontano da noi. Speriamo che loro assomiglino a noi, assomiglino ai nostri sogni, ai nostri bisogni, che assomiglino al disperato tentativo di mettere in scena, di teatralizzare qualche cosa che ci riguarda, che è vero, che come diceva Marco, è la verità assolutamente vera, quella che viene e nasce dalla realtà. Grazie, alla prossima. Grazie a te. Grazie.